Celebrare la vostra dolcezza in tutte le città per cui sono passato. Otello, accecato dalla gelosia, l'impetuoso Petruccio e l'irascibile Caterina, Reliar alle prese con l'enigma del potere, Romeo e Giulietta con l'amore tragico impossibile. La piazza di Fontecchio si è popolata degli immortali personaggi delle opere teatrali di William Shakespeare e l'occasione l'ha offerta il saggio finale del laboratorio diretto dal celebre drammaturgo californiano Louis Fantasia, nell'ambito della manifestazione Riabitare con l'arte. Essere o non essere. Scritto nell'Amleto, quando appunto Shakespeare parla di amore, di vita, qualcosa che succede sempre, che si ripete sempre da 500 anni ed è questa la sua forza. È stato tutto estremamente piacevole, bello e interessante. Tutti gli attori, sia quelli appunto più formati che quelli che hanno recitato per la prima volta, si sono impegnati molto. Nonostante il breve tempo, ci siamo impegnati appunto nelle prove ed è venuto su uno spettacolo molto interessante. A 3 mesi dall'inizio del progetto organizzato da Carsa con la collaborazione dell'USRC, con 13 artisti internazionali coinvolti che in alcuni casi hanno anche deciso di restare a vivere nei luoghi della ricostruzione post-sisma. Riabitare con l'arte è stata una maniera di coordinarci per un'iniziativa che fosse comune con altri paesi dell'area omogenea 8. È stata un'esperienza entusiasmante, è qualcosa che ci dà coraggio e ci fa credere che effettivamente quello dell'apertura, dell'accoglienza, dell'ospitalità possa essere la maniera di non far avvizzire i nostri paesi, le nostre comunità che sono ricche, piene di storia, di intraprendenza anche da sé, ma con lo spopolamento impietoso che continua a colpirci, se non ci apriamo e non accogliamo rischiamo davvero di rimanere sterili.